Sì, 100. Benvenuti nel futuro. Va bene ragazzi, il momento preferito di ogni buon nerd che si rispetti. Di cosa parliamo oggi? Ovviamente parliamo di classifica, ovviamente relativa ai supereroi e quindi ai fumetti. La colpa della classifica Marvel. La colpa dei supereroi della classifica, se non vi piace, va da arrabbiatevi. Sì, con la classifica me, okay. Le scritte Alf. Cercatemi, arrabbiatevi e potete subirò in silenzio. Va bene, allora mi arrabbio. Lanciamo la prima classifica, miglior crossover. Allora, quinto posto. Secret Invasion, non tanto per la storia, ma quanto più per le conseguenze di Dark Reign. Quarto posto. Beh, le guerre arcane, le guerre segrete, è stato il primo, non poteva mancare. Terzo posto. House of M mi è piaciuto tantissimo, anche perché mi sarebbe piaciuto continuasse. Secondo posto. A Wist abbiamo parlato anche troppo, cioè non c'è nient'altro da dire. E vince Civil War, perché cioè è la prima volta in cui degli eroi buoni si scontrano e si danno veramente un sacco. Quindi vince la classifica con il miglior crossover Civil War. Da un commento veloce Civil War. Commento veloce Civil War. Diciamo che è stato uno dei primi crossover che ho letto. Sai cosa mi ha detto? Sono spoiler che ce l'ha fatto. Che Civil War. Oh, aspetta, che io non l'ho letto ancora. E tu lo dico lo stesso, così impari. Vabbè, in Civil War, tra gli inizi. Peter Parker si toglie la maschera davanti al mondo. Ah, beh, cavoli. Ma cavoli, non lo sapevo, sono rimasto di stupido. Ma tanto cioè l'eroe che è riuscito a tenere la sua identità segreta fino a quel momento decide di. Va bene. Andiamo con la prossima. Con la prossima classifica. La run più votata da Alf. Quinto posto, Dan Slott su Amazing Spider-Man, una run lunghissima che sta culminando con Superior. Quarto posto, Iron preferito. Fist di Brubaker e Matt Fraction, che mi è piaciuta tantissimo. Terzo posto, Devil, io sono un amante di Devil e Bendis, ha fatto un lavoro stupendo. Secondo posto, Remender con la Uncanny X-Force, che è bellissima. E vince Hickman sui Fantastici 4. Io con Jonathan Hickman ho un rapporto speciale. Hai riapprezzato i Fantastici 4? Ho un rapporto speciale, cioè lo adoro. Ma comunque ha rilanciato la testata. Che avevano provato a darla in mano a Mark Miller, quello di Kick-Ass, che ormai vabbè tutti conoscono. Però non aveva sortito gli effetti sperati. Hanno provato a darla a questo sceneggiatore che all'epoca insomma non era famosissimo come ormai lo è diventato, e ha fatto solo anzi un forse stupendo. Gli è andato come per dire tienila lì, tanto ormai è andata. Ma invece la aveva tanto sotto, ci puntavano. Andiamo con la prossima classifica, con il team più votato. Andiamo, quinto posto, Alpha Flight, il super team canadese che non piace mancare. Quarto posto, Spadine, quindi quarto posto, io scrivo i Vendicatori. Dai, sono i Vendicatori cattivi, ma troppo fighi. Terzo posto, Next Wave, ragazzi, dovete leggerlo assolutamente. Secondo posto, beh, l'X-Force di Remender. Più per come è stata scritta, più per i membri. E vince? E vincono, vabbè, ancora Hickman con i Secret Warriors. Ragazzi, sapete che io sono. Vince. Ormai sto male con questo. Secret Warriors, ma spiegaci i Secret Warriors. Secret Warriors, praticamente, è un gruppo che muove i primi passi. Secret Invasion è un gruppo che è capitanato a Nick Fury, che contiene dei supereroi che non è nero, è bianco, quello col ciuffetto bianco alla benda ma non è nero, che ha diciamo riunito questo gruppo nel quale fanno parte alcuni supereroi un po' marginali, e soprattutto fa parte Phobos, che è uno dei miei personaggi preferiti, che è il figlio di Ares, cioè è il dio della paura greco, che è stupendo. Okay. È una serie che veramente merita il suo. Bene, ora la mia classifica preferita. Attento a te, a chi hai messo il primo posto in questa classifica. Il villain più votato, vediamo. Il primo posto è inequivocabile. Lui non l'ha vista. Ragazzi, quinto posto. È inequivocabile. Quinto posto Bullseye. Cioè carismatico. È carismatico ed è un cattivo. Quarto posto, vabbè, il teschio rosso è un nazista, putei, cioè, ci sta. Terzo posto, Magneto. No. Sì. Secondo posto, Dottor Octopus. Basta leggere posto per Spider-Man per capirlo. Primo posto è Dottor Destino. Dai, non potevano vincere. È quello cattivo che è stato meglio realizzato nel mondo dei fumetti, perché è sia cattivo quando serve che è anche buono. È anche più longevo. Cioè, ci sono dei momenti, soprattutto nella Randy Hickman, vedi che torna sempre a Randy Hickman, che diventa anche quasi buono, cioè aiuta i Fantastici 4 a salvare la Terra. È come Magneto, sì, ma, però il Dottor Destino, cioè. Ma il Dottor Destino non vuole distruggere la Terra, il Dottor Destino vuole comandare la Terra, è diverso. Per lui la Terra è il suo paradiso. Come Magneto.
No. Magneto vuole sterminare gli umani. Ma non vuole distruggere la Terra. Vabbè, cosa vuol dire? Vabbè, il Dottor Destino li vuole dominare. Vabbè, secondo me, li vuole comandare. Sono comunque due cose negative per l'essere umano. Comunque il Dottor Destino vince. Comunque il podio, comunque Magneto, Octopus, Dottor Destino sono comunque tre che ci stanno. Octopus, sinceramente, non mi aspettavo. Perché Octopus è la controparte esatta di Peter Parker. E anche perché Octopus adesso entra nella testa di Peter Parker, quindi prenderà veramente molto rilievo. Non avevo pensato a vedere da questo punto di vista, come sì, è la esatta controparte. Infatti. Siamo pronti con l'ultimo, ovviamente, l'ultima classifica, l'eroe più votato. Vediamo. Quinto posto. Quinto posto Iron Fist, perché sebbene ha preso molto alto. Ha preso molto perché diciamo, è stato caratterizzato bene. Quarto posto Freccia Nera, mi piace tantissimo. Bravissimo. Mi piace tantissimo. Terzo posto Silver Surfer, l'ho messo per spade. L'ho voluto io. Innamorato di Silver Surfer. Secondo posto l'Uomo Ragno, ragazzi. Cioè, non può mancare l'Uomo Ragno in una classifica. Primo posto per te. E primo posto Daredevil, cioè è il mio eroe preferito senza ombra di dubbio. È giusto che sia lui. Daredevil è un eroe incompreso. È un eroe che mi piace moltissimo, anche perché è un avvocato che combatte il crimine di notte, cioè quindi c'è anche un conflitto, cioè lui attraverso il suo lavoro di supereroe si aiuta nei casi, ad indagare i casi, cioè quindi è anche qualcosa di molto street come fumetto, cioè non ha il super cattivo cosmico con i super mega poteri. Anche perché il suo nemico è giurato è Bullseye, oppure Kingpin. O Kingpin, che è il signore della mala, quindi cioè è molto terra terra come personaggio, mi piace, e soprattutto Bendis ha fatto un lavoro spettacolare. È credibile, è molto credibile. Io mi ricordo una miniserie di Daredevil dove lui va dentro una casa piena di trabocchetti, e mi ricordo una scena dove lui cade in un tappeto pieno di punte, e mentre cade con i suoi super sensi si mette in posizione tale da far la sagoma di evitare le punte. E poi dai sensor radar deve essere una figata. Cioè, infatti, non ci vedrà, però sto sensor radar qua deve essere una figata. Senti, ti faccio...